Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, come avete visto, per chi non lo sapesse, come vedete, siamo ad inizio stagione. Iniziamo la seconda stagione. Siamo rimasti con la Manor e siamo in attesa appunto di iniziare il Gran Premio di Australia a Melbourne. Quindi, ascoltiamo la sigla telefonica, perché siamo già comunque, come vedete, nella sessione qualifiche. Ciao, E poi ho una serie appunto di ne contatti iniziamo. sugli obiettivi per la gara. Tredicesimo, ok, soliti, vabbè. Quindi procediamo. Benvenuti a Melbourne, dove stanno per iniziare le Madonna quanto qualifiche per il Gran piove, Premio d'Australia. Madonna quanto piove. Si inizia benino la stagione nuova, si inizia Questo è il tipo benino. di pista che... Allora, assetto sì, le gomme tanto vanno bene. Cosa sono, da bagnato addirittura, cioè l'intermedio è da bagnato, boh, da bagnato addirittura, la proprio, cioè proprio di rotoli. Ok, ma andiamo avanti il tempo. Vediamo un po' quali sono i tempi che fanno gli altri. Ok, più o meno sono usciti tutti, tanto il nostro obiettivo è il 13° posto. Direi di scendere in pista. Ok. Iniziamo il nostro giro veloce, almeno si spera possa esserlo. Guardiamo un po'. Mamma mia che troiaio, mamma mia che troiaio. 21esimo, no, se ne fa un altro. Guardiamo invece adesso. Sembrerebbe, in regola, l'abbiamo fatto meglio. Primi! Bene, 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 bene così. Torniamo al garage. E speriamo che la situazione possa non cambiare in quei pochi secondi che in regola dovrebbero rimanere. Guardiamo un po' in posizione. Finito. Mentre ci Siamo. riprendiamo dalle emozioni Un delle qualifiche, applauso. diamo Siamo un'occhiata primi. alle prime Bene, previsioni bene, della bene. Manor. Iniziamo nel migliore dei modi questa nuova stagione. Anche se in realtà di per sé siamo solamente alle qualifiche. Che a livello di risultato finale contano veramente. Anzi, contano relativamente. Vittoria sul rivale. Toh Bottas, ciao bello. Allora, eccoci qua nella sessione gara. Ascoltiamo la sigla telefonica. Anzi, è venuta in mente una cosa. Così, allora abbiamo punti risorse necessarie per poter fare il miglioramento. Vedo telaio, vai bello. Così, dal prossimo Gran Premio, papam, ce l'abbiamo subito. Via, ascoltiamo la segreteria. Ciao, sono Emma. Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te. Non ho posto. Berlain sconfitto e basta, obiettivo campione pilota, e beh, almeno non ho posto. C'è più Bottas, perché vedrai col fatto che abbiamo vinto, probabilmente adesso non ci interessa più, diciamo, la vittoria sul rivale. Vabbè, iniziamo la gara. Oh, Si dice guarda che sulla Formula 1 bellino, c'è cambia il tutto con una sole. medianità. Prova ad Ah, immaginare bene, cosa boh, ci significhi speravo in passare tutto il 4 cuore, ho mesi detto, ma d'inverno speriamo senza così, gareggiare. me lo tenevo Siamo di nuovo a chiaramente Melbourne, che ospita il pensiero Gran nella mia Premio testa, dell'Australia speriamo che la gara possa 1996. essere diversa dalle qualifiche, Prima di possa partire diamo esserci il un'occhiata alla sole griglia a dopo livello le di tempo. Allora, strategia di gara, va bene questo qua, ok, lasciamo tutto così. Iniziamo. Ci siamo, buona partenza. Vai bella, vai mano, vai ciccia. Allora, terminiamo il primo giro e la situazione è questa. Siamo sempre primi con De, ma un leggerissimissimo vantaggio rispetto a quelli dietro. E niente. Speriamo che il vantaggio possa cambiare andando avanti. Altrimenti sarà una gara in cui probabilmente subiremo degli attacchi. Ecco, bella curva da quelli che stanno dietro a noi. Eccoci qua. Bella roba, bene, così impari a superarmi. Allora, l'unico che ci sta alle calcagna è Vettel. Per il resto, grazie anche alla botta presa prima Raikkonen, si è creato un po' di distacco. Ma sta attento a Vettel, però, lì che è rognoso. Io Vettel prova il sorpasso, ce la fa, direi sì. No, invece no. Vai, c'è andata bene. Però è un casino, eh. Si vede che la Ferrari è nettamente più forte di noi. Sì. Allora, sesto giro, dobbiamo rientrare al pit stop. Cioè, per fare il pit stop, ok.
rientra anche Vettel. Tra l'altro, non so se avete notato, ma non so, prima di entrare la scritta avvertenza, limiti superati, perché sono loro io ho tagliato. Vabbè, comunque, guardiamo un po' se facciamo un discreto pit stop. Cazzo, Vettel è già uscito, noi dobbiamo entrare. Porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, mi ha superato. Qui ragazzi è un bel casino, perché Vettel deve va troppo, non mi riesce a avvicinarmi per niente. Allora, siamo tornati, diciamo, nelle posizioni iniziali, quelle vere e proprie, perché sono tutte entrate box, almeno quelle davanti a noi, e adesso un secondo. Il problema è che, vabbè, Vettel ormai è andato, e mi sto rendendo conto, piano piano, vedo dal pallino in onda dei tempi effettivi, che Rosberg mi sta recuperando. Vi dirò, sto anche guidando incredibilmente, anzi non capisco come mai, sarò sincero, di merda, perché sbaglio curve, ad esempio queste vecchie prima non sbagliavo, addio. E no, bisogna stare attenti anche a lui dietro, probabilmente ci supererà, però proveremo a tenerlo dietro fino alla fine. Proviamo a mettere la grassa adesso, sperando di arrivare a fine gara con la benzina. Porca miseria, che curva di merda. No, via, mi supera Rosberg, per forza, per forza. Dai, non mi sta il culo, eh. No, 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 poi botto ho preso, poi botto ho preso, non mi è successo niente. Ma l'urba lì perdo sempre il controllo, dì. Addio, ci ha superato, perché? Perché ho perso uno sbotto di tempo, poi c'è anche un'altra botta, uno sbotto di tempo lì, porca miseria. Proviamo a recuperare allora. Io voglio arrivare almeno secondo, ci voglio provare. Mamma mia, poi c'è anche quell'altro dietro, che è Hamilton addirittura. Se ci supera Rosberg, per minimo si arriva avanti, per minimo. Devo cercare di tenere da tutti e due. Non sarà semplice, ma ci proveremo. Sperando poi di non far casini. Nel senso di poi di riuscire. Ah, io, no, via. Di fermi. Poi non alla gara. Poi non mi devo incazzare. Poi non mi devo incazzare. Via, superatemi tutti. De, ma la sei stronzo. De, ma allora sei stronzo. Dai, ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Dai, ma guarda, ma guardavi, ma guardavi, ma guardavi. Ma voi non c'è, dai, 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 ma io, boh, non ho parole. Davi, non gira nemmeno più. Certo ragazzi, è il colmo, eh. Io ragazzi, boh, cioè io, come dissi nel precedente episodio, quest'anno, cioè quest'anno, questa stagione qua di Formula 1, volevo, perché io volevo, perché se le cose vanno così diventa veramente una cosa pensata e basta, in passato, cioè volevo provare a vincere il mondiale o arrivare fra i primi tre, cosa che secondo me è fattibile, perché alla fine, se per sé, noi top, potevamo forse arrivare nelle prime posizioni in questa gara lì. Poi se però mi fate questi OCV e non è la prima volta, soprattutto per chi mi segue sa che non è la prima volta, cioè io mi sfavo, dai, è colmo, tutte le volte, tra l'altro gli ultimi giri succedono questi OCV, davvero non gira più. Io la concludo per correttezza, perché a me, cioè ve lo dico, mi verrebbe, no vabbè, si è conclusa così, va bene così, ma dimmi te, ma dimmi te. La concludevo per correttezza, perché fosse per me, appunto, volevo ritirare dalla sessione. Comunque va bene così, guardate com'è finita la gara, va bene. E una, ritiriamoci dalla sessione, ok. Però poi non mi devo incazzare, ci mancherebbe. Quanto vediamo è il secondo fino a qui sarà il tredicesimo giro. È un uomo in tutta rossa. Vabbè. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Comunque Rosberg alla fine credo di aver fatto qualcosa. No, sì, si dice, è riuscito anche lui, è arrivato un risultato. Almeno lo bene, se piacere. Vorrei farti una domanda, Luca. No, avanti, via. E la prima gara finisce così, con un bel ritirato. Ok. Bell'inizio.
È arrivato il miglioramento, la miglioria, chiamatela Ciao, come vi è un pare. piacere rivederti. E adesso Gli sono altri curioso di vedere componenti come che siamo c'erano messi a livello presenti di li stiamo montando proprio adesso. classifica Sei qui scuderie d'accordo? di potenza, via. Allora, guardiamo la classifica eccoci qua sempre, delle scuderie. Siamo sempre il settimo team. Comunque, come si vede in gara, perché l'altra volta vi dico la verità, ultimamente non ci ho più fatto caso, come si vede però in gara, la Ferrari rimane il top team. Va bene, andiamo a... Vabbè, qui c'è chi ti prova libera 1, in realtà si va alle qualifiche. Il capo mi ha fatto vedere un articolo di Nuovo Rossi rivale. stamattina. Vediamo chi Parlano sarà. tutti di questo tuo nuovo rivale. Ecco i dettagli. Verstappen un'altra volta, ve lo immaginate? Da, per davvero! Oi, oi. Vabbè, siamo arrivati alle qualifiche, ascoltiamo la segreteria. Ciao, sono Emma. Stamattina mi Ciao. hanno comunicato gli obiettivi per le qualifiche e ora ti dico. 17esimo, guarda proprio si fa a casa, ci chiedono posizioni che ci chiedevano inizialmente nella precedente stagione. E poi soliti due con Verstappen e Verlaine, insomma, sconfitti. Ok, via, allora andiamo. Le vetture sono pronte, i piloti anche, e le qualifiche Ok, stanno. vabbè, per chi non lo sapesse, chi non avesse visto, questo è il Gran Premio del Bahrain a Sakhir. Allora, in possessione, io direi di mettere, vabbè, metto avanti. Però io poi direi di mettere l'assetto 4. Me la voglio rischiare, me la voglio già così. Allora guardiamo, dato che l'obiettivo è il 17esimo posto, quanto fa e chi sarà la 17esima. Stavolta entro tutta in regola, entro gli 8 minuti, perché c'ho questo standard degli 8 minuti. Vediamo un po'. Sì. Allora, 17esima è Ericsson, ok. Allora fatemi mettere l'assetto 4. E poi usciamo. Iniziamo il nostro giro veloce. Guardiamo un po' se riusciamo, per quanto riguarda meno le qualifiche, a fare come nel precedente Gran Premio. Guardiamo un po'. E alla grande, straprimi. Ale, vai. Per quanto riguarda le qualifiche, possiamo ritenerci soddisfatti, per questo video qua. Purtroppo, porca miseria, per quanto invece riguarda, almeno per ora, il discorso gara, che è quella poi più importante. Ah già, c'è da finire cosa? Che cazzo faccio? C'è da finire il tempo. Purtroppo invece siamo messi di merda. Ma va bene così. La cosa buona è che Quindi siamo la solamente pista è all'inizio, pronta per quindi la gara. diciamo che sì, è importante far subito punti sin dall'inizio, però non è una cosa irrisolvibile, nel senso. Boh. Vedremo come andrà questo Gran Premio qua. Vedremo se la Ferrari e la Mercedes mi romperanno coglioni o no. Va bene, via. Ma intanto vi si sta vincendo. Vabbè, è iniziata ora la rivalità con Verstappen. Eccoci qua, sessione gara. E come sempre, scrutiamo la segreteria Ehi, telefonica. indovina un po'? Ho ricevuto gli obiettivi del team per la gara. Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. 12esimo, ok, va bene. Via, andiamo alla gara. Strategia di gara. Va bene, sì, mi fido come sempre di loro. Ok. Allora, abbassiamo la frizione. Partiamo. Partenza. Decente, sembrerebbe. Allora, finito il primo giro, la situazione è questa qua. Sembrerebbe esserci già un bel distacco fra noi, che siamo primi, e quelle dietro, però. Come questo gioco ci ha abituato, diciamo che non conta una siega nulla, perché tanto poi ci sta che la Ferrari, come spessissimo fa, di punto in bianco si svegli e ci venga a rompere le palle. Comunque, una cosa che ho notato, infatti come avete visto a destra c'è il riquadro con la situazione delle gomme, è che questo circuito va, boia, sarà forse perché guido anche io di merda, mi pare, cioè mangia veramente le gomme. In un giro il 30%. Per alcune, anzi per una, e più del 20% per altre è tanto. Comunque guardate Ganz, per guardare le gomme sono tanto fuori. Ma strana è cosa. Ma ce la fa arrivare il pit stop tranquillo. Allora, regola, come si vede fra l'altro dal quadratino verde in basso a destra, questo è il giro in cui dovremmo rientrare ai box. Ma ci si fa, perché la percentuale è alta e salirà ancora prima di arrivare ai box. Boh, andiamo bene, eh. Allora, qua mi è arrivata, diciamo,
la il cambio, no? Il consiglio di cambiare strategia e mi dice di cambiarla di così, ovvero rimane sempre una sosta sola, però anziché montare le morbide, montavano le medie. Quasi quasi cambierei la strategia. Vabbè, la rischio, mi fido di loro. Vediamo un po' cosa succederà. Stiamo bene. Questo perché? Perché vedo che da Gadatri 76 c'è 77. Mi mangia le gomme, capito? Quella si usura di meno, però come mancano sempre la bellezza di parecchi giri, meglio rischiare. Boh, via. Io decido di fare così. Spero di un pentirmene. Via, rientriamo ai box. Guardiamo un po' cosa accadrà col cambio che ho deciso di strategia che ho deciso di fare prima. Allora, la situazione è tornata alla normalità, ovvero che regola anche quello che era dietro di me prima, per Bottas, che non era ancora entrato ai box, è rientrato ai box, e quindi diciamo che le posizioni sono tornate più o meno quelle iniziali. Allora, al posto di Raikkonen c'è Vettel, adesso secondo. Abbiamo un bel distacco, almeno così sembrerebbe, però non scordiamoci che la Ferrari, come dico sempre, di punto in bianco si sveglia e quindi bisogna stare attenti. Fra l'altro, tutte e due, sia Raikkonen che Vettel, hanno le morbide, quindi magari hanno un qualcosina in più rispetto a noi. Anche se alla fine, in teoria, a loro ne si dovrebbero usurare di più le gomme piuttosto che a me, che ho le altre. Boh. Vediamo un po' come andranno le cose, perché la gara sembra, ma è più lunga, eh? È sempre un bel po' di giri. Allora, dato che ora inizia addirittura l'undicesimo giro, direi di mettere la grassa, così va un pochino più veloce. E poi sto guardando i tempi e sembrerebbe addirittura che riusciamo a tenere. In questo caso Vettel a debita distanza, più o meno il tempo rimane uguale, anzi addirittura avvoltamento, al distacco, però anche se mancano pochi giri, cioè non tantissimi giri, meglio non rilassarsi e rimanere concentrati, ecco, perché può succedere, come sapete, di tutto, soprattutto a me. Allora, Ricciardo è fuori dalla gara, guarda, mi fa piacere, che anche Ricciardo è uno di quelli lì che lotta. Cioè, che potrebbe lottare per il mondiale. Sì, ragazzi, sono discorsioni, ma ormai l'obiettivo è quello. E se, come disse in precedente episodio, se non dovessi raggiungere neanche, no? Il terzo posto, che è proprio l'obiettivo minimo, mi girano coglioni. Quindi quando vedo questa sì, sono contento e faccio già programmoni. Comunque, sembrerebbe addirittura che il nostro distacco da Vettel, piano 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 piano, stia aumentando. Cioè, ogni tanto aumenta, di poco ma aumenta, manca sempre un giro e mezzo, quindi con calma, eh. Iniziamo l'ultimo giro. Stavo guardando la condizione delle gomme e io mi domando cosa sarebbe successo, perché comunque è abbastanza alta, soprattutto per quanto riguarda le gomme quelle anteriori, soprattutto la sinistra, che anche già prima era la più usurata, quando c'erano le altre gomme. Mi domando cosa sarebbe successo se avevamo invece le morbide. Veramente, se andava a giro, boh, non lo so. Probabilmente perché 65 sarebbe stato un 75, no, forse, una cosa del genere, quindi sarebbe stato sicuramente peggio. Diciamo che per ora posso ritenermi soddisfatto, della scelta che alla fine ho deciso di fare. Perché per quanto forse io possa andare leggermente più lento, sicuramente rispetto alle morbide. Va detto che non è che perdo così tanto, anzi addirittura è stato un giro che con queste gomme ho fatto il giro veloce. So che è un caso, poi vabbè, dipende anche da me, dipende dalla difficoltà, bla bla bla, però addirittura è andato così. Quindi sono molto soddisfatto. Godiamoci, se si può definire così, queste ultime curve insieme. Andate a vedere che curva di merda prendo, non ho presa malissimo, ma nemmeno benissimo. Ho 71%, eh. L'uso della gomma anteriore sinistra. Via, Ale. E boom, scoppia tutto. Andiamo a festeggiare, quasi quasi entra in box, no, scherzo.
Andiamo! E andiamo! Grazie per i foi. Bella roba. Super Gran Premio. A qualifiche saremmo stati in pole e siamo rimasti primi tutta la gara. Ale. Bella vittoria per il... E vedo i nostri piloti uscire ora. È stata una prova incredibile. E ora diamo un'occhiata. Ale, vediamo un po' come siamo messi per quanto riguarda la classifica piloti. Aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Siamo terzi. Il principale, tra virgolette, per un eventuale primo posto è Vettel. Hamilton, insomma, secondo me è Vettel. Che fra l'altro è campione del mondo, no? Diciamo, del Joe. Che l'ha vinta lui la prima stagione, se non sbaglio, quindi via, Ale. Bene, sì, la rivalità con Verstappen si va oltre le aspettative. Bene, quindi direi di procedere al gran premio successivo, qui non c'è da far niente, e di arrivare alle conclusioni. Eccoci qua. Il prossimo gran premio sarà quel gran premio maledetto, perché per me è maledetto, di Cina a Shanghai. Cina, perché ho detto Cina? Perché vado a leggere Shanghai e la... Ho detto Cina. Di Cina. Quindi niente. Per fare un... arrivando alle conclusioni e fare un resoconto, direi che è stato un video che per quanto riguarda le qualifiche è stato ottimo. Per quanto riguarda i gran premi è stato 50% buono, 50% la merda. Cioè per quanto riguarda la gara, scusate. Però credo che le possibilità di far bene quest'anno ci siano. Poi se si vince anche si guadagna più punti risorse e si può addirittura migliorare la macchina. In realtà si potrebbe migliorarla, cioè potremmo migliorarla ancora di più se io facessi le prove, però preferisco dire la verità, andrò più lento piuttosto che fare le prove. No, non ce la faccio, per me è una palla. Comunque, arrivando alle conclusioni vere e proprie, come sempre, vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto su questi qua. Detto questo, niente, vi aspetto al prossimo episodio, dove, come ho detto prima, inizieremo appunto il prossimo Gran Premio, che è quel Gran Premio maledetto, perché a me mi fa schifo, di Cina. Via. Vabbè, ora poi vado alle qualifiche, chiaramente. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!